Saluti a tutti, Juventino. Verifica se sei iscritto al canale per ricevere le novità sulla nostra Juve. La Juventus attualmente è distante di 2 punti dall'Inter e spera di ridurre questa differenza, iniziando da oggi contro il Genoa. Moise Kean è stato un giocatore fondamentale per Allegri, giocando regolarmente in questa stagione. Tuttavia, l'allenatore ha comunicato che l'attaccante italiano di 23 anni sarà assente per alcune settimane a causa di un problema alla tibia. Come confermato nella conferenza stampa di Allegri di ieri, il giocatore sarà fuori per 3 o 4 settimane a seguito di un problema alla tibia. Kean perderà l'incontro odierno contro il Genoa e anche le prossime partite contro Frosinone, Roma, Salernitana e Sassuolo, potendo tornare nel confronto con il Lecce il 21 gennaio. L'ex giocatore della Juventus Patrice Evra ha parlato in un'intervista del momento attuale che la Juventus sta vivendo. Nelle sue parole: la prima parola che mi viene in mente è miracolo. Ma non è il caso, sarebbe un eufemismo. Il lavoro svolto da Max Allegri è stato incredibile. Si è messo al lavoro e ha tirato fuori dal cilindro una squadra compatta, solida, aggressiva, combattiva e inflessibile. Scudetto. La Juve è Juve, ha il tricolore nel DNA. Gioco senza brillantezza. Sono critiche che molti tifosi rivolgono ad Allegri. Ma ribadisco un concetto imparato proprio da Max: per intrattenimento e divertimento basta andare al circo, per i 3 punti basta sostenere la Juve fino alla fine. La classifica è composta da punti da mettere in fattoria e non da numeri magici. E poi c'è un altro aspetto non secondario da considerare: il fatto che l'Inter teme la Juve, sa che è forte, assetata di vendette e di vittorie. Non dimentichiamo che la Juventus è arrivata terza l'anno scorso considerando i punti conquistati sul campo e, quindi, un'altra squadra avrebbe dovuto restare fuori dalla Champions League. Ma poi, sicuramente non per colpa della squadra, c'è stata la penalizzazione di 15 punti in campionato, la multa, l'esclusione dall'Europa. I ragazzi hanno questo in mano e quest'anno sono arrabbiati, entusiasti, assetati di vendetta. Ecco perché dico che la Juve ha tutto per vincere lo scudetto. Ha concluso Patrice Evra.